Sono con Tobia Rossi, regista di The Importance of Being Earnest, spettacolo dei professori del liceo Beccaria. Buongiorno Tobia. Buongiorno. Anzi, quasi buonasera, manca pochissimo al debutto. È vero. Un testo, un classico, ma ci interessa capire il perché di questa scelta. Allora, ci siamo avvicinati a Oscar Wilde, al mondo di Earnest, con la volontà di affrontare un testo rispetto anche a quanto fatto gli anni passati, nello specifico l'anno passato che ha visto il mio intervento, per avvicinarci a un testo più, come dire, culturalmente significativo e legato anche a un autore che comunque viene studiato al liceo, che i ragazzi studiano al liceo e che i loro prof fanno studiare da anni, che è Oscar Wilde. E anche un po' per, come dire, raccontare ai ragazzi e condividere questa esperienza, mostrare loro e dimostrare loro che non è solo una pagina noiosa scritta fine 800, ma anzi è materia viva che sul palco appunto prende vita e diventa qualcosa di molto potente, di irriverente ancora oggi e anche di assolutamente divertente e esilarante. Qualche intervento sul testo? Hai fatto qualche adattamento? Diciamo che abbiamo un po', come dire, contenuto la portata del testo, soprattutto a livello quantitativo, ma abbiamo cercato di mantenere tutto, quindi l'intero sviluppo della trama e l'intero sviluppo dei personaggi, e è un testo particolarmente difficile da, come dire, tagliare o su cui è molto difficile intervenire, proprio perché la parola di Wilde, il suo fraseggio, il suo gioco verbale è imprescindibile all'interno della sua idea stessa di teatro. Ecco, parlavi di attualità, in che cosa è attuale secondo te? Beh, noi parlandone anche molto insieme, che è anche stato un dialogo di buon livello e molto interessante, è emersa questa come dire, idea che comunque la forma vinca sulla sostanza, che è una idea molto amara, se ci pensiamo, amara per una commedia che può anche essere vista come una commedia frivola, dove c'è anche molto intrattenimento, dove c'è anche molto gusto per la battuta, eppure ci è sembrato che sotto tutto questo gioco ci fosse una visione assolutamente anche cinica e anche abbastanza disperata del rapporto tra l'individuo e la società, diciamo. Quindi c'è tutto un discorso molto bello sulle maschere sociali, sull'ipocrisia, sull'essere sempre distanti dalla propria vera natura, quindi sull'indossare sempre una maschera. Anche perché ricordiamo, Earnest in inglese significa onesto, esatto. Quindi c'è una doppia valenza. Per le due protagoniste è importante che il loro futuro marito si chiami Earnest, cioè avere la nominalità più che poi la sostanza, insomma, questo è molto indicativo. Vogliamo presentare gli interpreti o si vogliono presentare? Iniziamo, prego. Se volete autopresentarvi. Ciao, io sono Luciano e ho il ruolo di Jack Earnest. Cosa si ritrova in questo personaggio? È stata una scelta naturale o hai scelto tu? No, insomma, ha scelto lui e in qualche modo, almeno io e penso anche gli altri, ci siamo sentiti cuciti addosso questo personaggio, anche se nel caso di Earnest la cosa difficile è che cambia in continuazione dall'arroganza, all'orgoglio, alla mortificazione, l'umiliazione, alla rabbia, e riuscire a mettere in atto i consigli e gli ordini di Tobia è stato difficilissimo. Non ci siamo riusciti, ma ce l'abbiamo messa tutta. Passiamo a... Io sono Luisa e interpreto Gwendolyn, la fidanzata di Earnest. Ci ritrovi nel personaggio? È stata una scelta naturale anche la tua o è stata una scelta abbastanza naturale, è un personaggio che si adatta alle circostanze, al partner che si ritrova in scena, è la brava figlia, la fidanzata che sarà socialmente molto d'ausilio a Earnest, e ho la mia controparte minore d'età, ma direi assolutamente uguale come reazioni, pensieri e tutti, nella giovane Cecily, per cui quando saremo in scena o saremo in perfetta sintonia o saremo in rotta di collisione. Poi passiamo al secondo Earnest. Andrea, nella parte di Algernon, ma devo dire che è una parte che mi sono ritrovato cucita addosso, per certi versi è un personaggio che forse qualche anno fa mi sarebbe stato abbastanza estraneo. Forse col tempo cambio e quindi me lo sono trovato decisamente più familiare, perché decisamente più scapestrato di quanto non sia io. Forse un aspetto un po' malandrino che sta venendo fuori di me,
Devo dire che ho un'ottima relazione con Luciano Jack Ernest in scena, spesso conflittuale, spesso gioco con lui, altre volte lo subisco un po', ma molto interessante come dialogo. Io invece sono Cecily, sono Ilaria e io sono la fanciulla, diciamo, della situazione, insomma. Anche qua il personaggio l'ha chiaramente scelto Tobia, però sicuramente ci sono delle caratteristiche affini, cioè questo fatto che lei è molto giocosa, molto scherzosa, un po' ancora ragazzina, diciamo, un po' su questo aspetto un po' mi ci ritrovo pure io. Con Gwendolyn, la mia partner, siamo sorelle, mi chiamerei sorella, effettivamente, come diceva lei, c'è questo rapporto un po', diciamo, di amore e odio, no? Un po' per tutto quanto il tempo, però insomma è un personaggio interessante, è meno stupida e superficiale di quello che sembra questa Cecily, per cui insomma è un personaggio molto complesso anche lei, per molti versi. Allora, io sono Emilia, sono Lady Bretner. La mia famiglia dice che è perfetto per me il personaggio, perché io sono una rompiscatole incredibile, per cui sono molto rigida di solito, e quindi la scelta ovviamente è stata fatta da Tobia, ma forse ha visto questo mio modo di essere che rispecchia perfettamente il personaggio, quindi mi ci sono trovata benissimo, mi è piaciuto moltissimo interpretare Lady Bracknell. Io sono Claudio, nel mio caso c'è stato un po' bisogno di fare di necessità virtù, perché rispetto alla normale compagnia mancava un uomo e quindi mi sono trovato a interpretare tre ruoli. I due camerieri di città e di campagna, Lane, più, come dire, ma apparentemente imperturbabile, in realtà non privo di una sua ironia. Merriman, il cameriere di campagna, molto rozzo, un po' bifolco, e infine il reverendo Chesbol, che per me è stato tutto sommato il ruolo più nuovo, perché già in passato avevo interpretato il cameriere in altre rappresentazioni. E direi la sfida è stata quella di cercare di differenziare questi tre personaggi, che globalmente non hanno un numero di battute molto elevato, che però devono essere caratterizzati il più possibile. Passiamo all'ultimo personaggio. Prisma. Eccoci qua. Prisma, Anna. Certo che sì, che mi sono ritrovata in questo personaggio, avendo io anch'io a che fare vagamente con la questione educativa, spero non per il repellente aspetto. Bel personaggio, come non può essere una persona che è così attenta all'ossequio, al rigore formale, e si dimentica in realtà di come vive, di come pensa, di come non pensa, di com'è così incredibilmente stravagante, ma allineatissima però all'etichetta. Grazie. Un'ultima domanda a te, finché ti becco. Allora, ci sono delle note moderne, ho visto qualche anticipazione, perché le hai scelte? Allora, ci sono delle musiche moderne, soprattutto, anzi più che moderne, sono musiche veramente pop, che potremmo trovare in una serata di una discoteca trash di Milano, proprio per, come dire, in questi tre intermezzi, in questo prologo e in questi due intermezzi che poi vediamo, tirarci un attimo fuori dal contesto, dalla realtà dei personaggi, quindi fare un balzo all'esterno per ricordarci anche in qualche modo che è tutto un gioco da un lato, no? Per cui stiamo giocando con queste maschere, con questi personaggi, da attori giocano con i personaggi e i loro personaggi giocano con la loro maschera che ciascuno ha, quindi sono questi doppi, anzi più che doppi, infiniti sensi, no, che Wilde mette, e noi abbiamo pensato di lavorarle con questa cosa della musica, e anche un po' per, come dire, creare un ponte anche coi ragazzi, avvicinarci, no, a loro, e aprirci anche nell'ottica di tipo di musica scelta, no? Avremmo potuto anche scegliere di usare delle musiche coerenti in senso filologico con l'epoca di Wilde, ma ci è sembrato più interessante fare questo balzo all'esterno
quindi in quel senso. Oltre a questo ci sono anche dei piccoli, come dire, dei piccoli giochi metateatrali, forse quasi impercettibili, ma legati al fatto che comunque gli attori siano sempre in scena, comunque ci sia a volte un fuoriuscire dalla commedia in modo sempre ironico, quindi forse l'elemento contemporaneo corrisponde a questo, con la volontà un po' di fare dei salti all'esterno e per poi ritornare. Secondo te quanto avvicina i ragazzi il fatto di vedere i propri docenti in moltissimo. Scena al testo vero e proprio? Moltissimo, molto. Moltissimo. In generale questo è uno degli elementi di valore che questo progetto da anni ha, molto prima che intervenissi io, ma prima a cura di Martina De Santis, questo gruppo di docenti appunto lavora da anni su testi teatrali sempre diversi che poi propone ai ragazzi, e quindi questa cosa qua è bellissima su più livelli. Da un lato avvicina il teatro ai ragazzi, e questo è un livello, ma soprattutto quello che è importante secondo me è che crea un momento di condivisione molto prezioso nella comunità scolastica, no? Un momento ludico, di divertimento, di festa, in cui i professori con grande coraggio e intelligenza e soprattutto con grande ironia e autoironia si, come dire, espongono, no? Vanno in scena, giocano anche un po' col loro ruolo istituzionale, no? Sovvertendo per una volta le regole. Questo non fa che aumentare ovviamente la stima e l'ammirazione da parte degli studenti, e poi crea un confronto molto, molto bello. E la stessa cosa avviene anche al contrario, cioè quando i ragazzi presentano uno spettacolo e i professori insieme agli altri li guardano. Comunque il Beccaria ha un'attività teatrale molto molto intensa e molto approfondita e anche molto seguita da tanti anni. Grazie.